La coppia Giletti-Salvini, prima di parlare di Napoli e dei napoletani e della, di questa città si dovrebbero sciacquare la bocca, perché la cultura di questa, di questa città è millenaria. L'altro giorno c'è stato un agguato politico-mediatico nei confronti dei napoletani e della città. E credo che chi ha responsabilità del servizio pubblico debba garantire sempre, e in particolare in un momento in cui questa città da sola, senza l'aiuto di nessuno, ma solo con la passione e la forza dei napoletani, si sta tirando fuori da anni difficili, non è la fotografia descritta da Giletti. Poi ognuno si assume le responsabilità di quello che dice, la città si è sentita offesa i napoletani ancora una volta attaccati gratuitamente e a parte poi l'agguato politico mediatico anche nei confronti di una città e di un'amministrazione che non ha padroni e che è furi dal sistema questo lo ricordiamo a Giletti e lo ricordiamo a Salvini che pensasse alla questione morale milanese prima di parlare di Napoli e dei napoletani c'è un silenzio quindi se c'è un silenzio vuol dire che i vertici rai condividono le affermazioni di Giletti chi tace acconsente Napoli è stata troppe volte attaccata gratuitamente, i napoletani offesi, questa amministrazione denigrata. Uh, io credo che il servizio pubblico deve essere servizio pubblico, è come quando le partite di calcio c'è l'arbitro che è truccato. Il servizio pubblico è servizio pubblico, deve garantire il pluralismo dell'informazione, la dialettica democratica, la critica anche dura. Quando però c'è un agguato premeditato, quando c'è un'invettiva, quando parli a milioni di italiani, perché quella è una trasmissione molto seguita, e lo fa in quel modo senza consentire di eh, opporsi tra l'altro a una fotografia falsa, io credo che questo non è servizio pubblico, questo è essere a servizio di qualcuno. E allora noi vogliamo capire se i vertici della RAI si riconoscono in quel servizio pubblico, perché se si riconoscono poi ognuno ne trarà le proprie conseguenze. Ho, dato, ho parlato di agguato politico-mediatico, agguato premeditato. Roberto Figo, napoletano, di sì. 5 Stelle, è il presidente della commissione vigilanza ma una telefonata non gliela farai più ma io non penso che c'è bisogno di telefonarlo chi è il presidente della commissione vigilanza dovrebbe sapere ahimè devo dire che anche da quando Figo è presidente della commissione vigilanza non è che sia molto cambiato abbiamo avuto attacchi di questo tipo nel passato li abbiamo avuti adesso le eccellenze del servizio pubblico ci sono adesso, così come ci sono uh, le tante faziosità e le tante cose che non vanno. Io personalmente, con tutto il rispetto per il Presidente Fico, chiaramente non ho visto una differenza. Chiaramente lui è napoletano, lui è il Presidente di Commissione di Vigilanza. Lei mi fa la domanda: a domanda rispondo che vorremmo sapere se quello è una. se come è stata costruita e come è stata. Confezionata e come è stata portata avanti quella trasmissione corrisponde al servizio pubblico. Siccome noi paghiamo un canone e siamo dell'idea che non è che uh, uno può, come dire, noi dobbiamo avere la, la, la capacità e la legittimazione di poter criticare perché siamo persone che crediamo nel servizio pubblico e anche quando siamo più vittime che spettatori di quel servizio pubblico. Vorremmo diciamo, poter avere una voce in capitolo nel pretendere rispetto e oggettività. L'assessore Fucito si è comportato... No, io non bene. do pagelle sulla, no, sulla trasmissione. C'è stata la polemica sul fatto che... Ha sì, ma fucito si è trovato là, ma non c'è dubbio. Fucito parlava da solo a un certo punto, Mi hanno staccato pure l'audio. Io non è che ho usato un termine... Leggero quando parlo di, di, secondo me, è stato una, un agguato premeditato politico-mediatico. È, cioè, cioè è molto chiaro. Ma del resto, anche stamattina, guardate, uh, io ieri sono rimasto molto disgustato. Ho visto il dibattito sui social. Stamattina sono stato alla nostra 2 novembre, che è una giornata molto sentita nella nostra città, e devo dire, al cimitero di, 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 di Napoli. Ma un sacco di gente mi ha affermato, ma gente veramente semplice, del popolo, che era proprio indignata. Cioè forse questi vanno in freva. Cioè il problema è quale? questi vanno in freva che Napoli, nonostante il sistema, nonostante i Salvini, nonostante le campagne mediatiche nazionali, nonostante una certa politica, si sta riscattando da sola. Ed è una città che non nasconde i problemi. Cioè noi sappiamo che ci sono problemi, che la città deve migliorare. Che Però, quando si descrive una fotografia di quel tipo, veramente fa scattare una forte ribellione. Perché noi veramente in questi quattro anni, tutto quello che abbiamo fatto ce lo siamo guadagnato con la forza dell'onestà, della passione, della partecipazione dei napoletani. Allora così in pochi minuti parlare in quel modo, con quell'aggressività, con quella violenza, con quel pregiudizio, con quella disonestà intellettuale all'intero paese per dare una fotografia di Napoli quasi come se fosse un cliché di pregiudizio che, di una narrazione già vista. E allora che devo pensare? Che è voluta, che vanno a frega che Napoli sta cambiando, che c'è la politica dietro a questi personaggi, che c'è un disegno. Ecco perché probabilmente il direttore della RAI o qualcuno deve dire, Rigiletti si è assunto la responsabilità di quello che dice, quello che è accaduto ieri non ha nulla a che vedere col servizio pubblico. Se non accade ne prendiamo atto e l'ulteriore conferma che evidentemente ce la dobbiamo costruire da solo questo paese, dal basso.